Continuo a ricevere da casa notizie molto gravi e dolorose. Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suore. Una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil Anton e la figlia Samar Qamar Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti mentre andavano in bagno. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice: è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo.